Oggi voglio iniziare l'episodio con una predizione in perfetto stile nostra Falcus. Allora, così, mi è venuta spontanea. Quanto scommettiamo che aggiusteranno Ultimate in perfetto tempismo con i nostri playoff di fine stagione e che noi usciremo ai playoff per colpa di una difficoltà sbilanciata? Iniziamo così oggi, ecco, vediamo se tra qualche settimana mi ritroverò a dover riprendere questa parte di video per dire: avete visto che c'avevo ragione, ecco. Dunque, siamo a leggenda anche oggi, siamo sesti a 40 punti. Piena zona playoff, un punticino sullo Stoke che male non fa, due sul Nottingham Forest. A pari punti con lo Sheffield e a 6 dal Leeds che occupa la quarta piazza con le altre che ormai sono andate lontane, lontane. In classifica marcatori ovviamente sempre il vuoto cosmico, ma a noi non ce ne frega una cippa perché oggi abbiamo tre nuovi imprevisti che sono beta testing EA, schiera un modulo senza averlo mai provato prima. Influenza latina, aggiungi ai nomi di tutti i giocatori Igno. E dodicesimo uomo, Marcellino è stato espulso in ultima partita e l'arbitro, no, dall'arbitro e salterà la prossima partita che verrà simulata. Quindi, detto ciò, io partirei subitissimissimo con 3, 2, 1, quindi salivamo subito. 5, non è successo niente. Se no, faccio come l'ultima volta che ho fatto l'imprevisto quando non c'era. C'avevo la febbre. E chiedo scusa. Quindi, con West Brom siamo tranquilli. Io non andrei a fare niente in questo momento, va bene così, i fratelli Gallo sono sempre pronti ad essere allenati e oggi vi dico, sebbene io non stia ancora benissimo purtroppo perché mi sto trascinando un'influenza da qualche giorno, vorrei arrivare al QPR, così da poter fare eventualmente oggi, sì, oggi per voi è mercoledì, quindi alla fine tra oggi e venerdì faremo un episodio da 3 e uno da 2, mo vedo come sto oggi. In modo tale che poi si possa arrivare a domenica eventualmente o lunedì e fare una bella live su un gennaio abbastanza vuoto a dire la verità. Però vediamo un po'. Allora, ragazzi, partiamo con West Brom. Speriamo che le cose girino. Io lascerei tutto così com'è, anche perché vorrei avere il buon Valentino fino a Duke Omei sta per giocare l'ultima che deve. Questa è la quarta. Così poi lo possiamo rimandare lontano, lontano, lontano. Partita che andrebbe vinta con una certa rapidità di fondo anche oggi. E speriamo che. Bravissimi, iniziano alla grande questi West Brom. Ci piace così. O meglio, che ancora non ha fatto una cosa decisiva da quando è stato messo in campo. È buonissima. È già gol. Stiamo già esultà. Niente. Bravo, ma. No, ma gli stava lì uno della curva e l'ha voluto via in faccia con una bella pallonata. Bravo, bravo, che si leva anche le soddisfazioni personali in campo. Buonissima la palla. Pirodo, possiamo andarla a chiudere? Potremmo. Non gli va, è fuori gioco, mortacci. Vabbè, niente. Potremmo, e poi alla fine, sempre l'ipotetico, apocalittico momento si verifica. Oh, a premere, stiamo premendo, ma non si riesce. Bravissimo. Il curvone l'hai roto. Niente. Di roto ce n'è uno. Eccetera, eccetera. Possiamo evitare di pigliare gol in questo momento tragico di partita? Qui staremmo anche dominando, grazie. Siete molto umani sempre. Mamma mia, Omei salva tutto. Non lo sa neanche lui quanta roba ha salvato in quel momento, quel passaggio. Bravo, Omei. Dritto sull'uomo, così ci piace, così te fai cacciare. Prendi 70 giornate di squalifica e noi abbiamo risolto un problema. Il ruggito di Omei. Ma perché tingersi poi? Questa è la grande domanda che tutto il pubblico si chiede oggi, no? Iroto a tutta fascia. Non lo fermi, non lo fermi. Riuscirà a fare un cross decente? No. Non gliene è mai venuto uno da quando giochiamo con lui, per cui. So quanti anni so, 4 anni che aspettiamo un cross. No, 4 magari no, ma 3 mi sa di sì, eh. Sì, vabbè, però a me questo tiki-taka mi urta la sensibilità interiore proprio, eh. Su, forza. Ragazzi, non riusciamo ad andare in porta però, eh.
L'ho detto! Mi sono fomentato troppo. Mi rovina sempre quello a me nella vita. Ma perché va a scatti? Vabbè. L'eccesso di fomento mi ha sempre rovinato. Il palombellone. Sì, vabbè. Non si fa, non si fa. Mi dispiace, sui rodo non è tollerabile. È lesa maestà il sombrero sui rodo. Dunque, vabbè, primo tempo. Senti, o meglio, io ti ringrazio per quello che hai fatto nelle ultime tre partite e mezzo, però mo basta, ciao. Dunque, il sergente sì. Non lo so, raga. Non lo so. Io metto As al posto di Drogbigno. Vado, ci credo. Dai, ragazzi, su. McCrory. Buono il passaggio. Bravo, ma cerca uno spazio, non lo riesce a trovare. Il sergente. Qui sono state rapinate tre giornate per far giocare O'Meye, ma rimaniamo lì. Il Tiki Falco, su. Bravo, bravo, ma vabbè, ma che cazzarola c'hanno in porta questi? Vediamo cosa inventa ora. Brutta palla di McCrory, bruttissima. Ma io veramente non... Si ripartirà dunque con un calcio d'angolo, un'ottima scelta. Dovremmo stare serenamente una... Ma così mi faccio più difficoltà ad essa leggenda di quanto ne facessi prima Ultimate. Bravo, Hiroto. No, Hiroto, niente. Hiroto è sottotono oggi. Valentino non si è proprio visto. Hiroto... ci è rimasto male per sombrero che gli hanno fatto prima. Mi si è offeso Hiroto. McCrory, non può... Vabbè. Bene così. Chatter Island. Un po' fuori dal progetto nell'ultimissimo periodo, ma... Bravo, niente. Ma perché non mi fa manco finire di la parola bravo? Vediamo cosa fa. Aia. No. Sì, il vantaggio si è concretizzato. Potete pure levare il coso, su. Tre ore per una spinta, bravo Hiroto. Shutter Island. Shutter Island. E damma, niente, manca la rimessa. Ah no. Valentino. Fatela tutta, Valentino. Bravo, Valentino. D'accordo, Matteo, grazie. Tira in fondo, Valentino. No. Andiamo. Guarda Shutter Island, niente. Non gliela danno. Ci pensa il sergente, niente. Non riusciamo a fargli avere una palla giocabile a Shutter. Aia. Aia. Mamma mia, lì cosa ha preso. Ragazzi, ci stanno schiacciando schifosamente, Bravissimo lì. Fai cuore! Ci pensa sempre lui! Sì. Lo sapevo. Che schifo faccio. Lo sapevo. Doveva... sì, più o meno. Sembra Calimero, al contrario. Vabbè, l'importante era portare via tre punti. Una partita rognosissima. Bene così. Shatran non tradisce. Il nostro attaccante è peggiore sulla carta, ma... se vai a stringere, poi invece è quello che al 90esimo ass sul rinvio benedetto di lì. Che dopo aver salvato due azioni credibili di West Brom, ci salva. Ha ammonito Edwards per ragioni che sfuggono all'umana comprensione, ma lui non ce ne frega niente. Tre punti, ragazzi. Questa è tutta la partita che si sta a cremare, ma è servito a poco. Bene. Partita tosta. Veramente tostissima. Non avrei mai immaginato di dirlo, ma... abbiamo sofferto. Ma West Brom in campionato ci stava avanti, se non sbaglio. Un raggiante Marcellino. Ma non c'entra niente la fortuna. Ma di che stai a parlare?
Sapevo che ce l'avremmo fatta. Ma ci mancherebbe pure. Abbiamo fatto la nostra partita. Bene. Arrivederci. Allora. Oh, Canabirie. Ma pure quando vinciamo devi accollare, sì. L'imprevisto però, Canabirie. Allora. 1.36. 23. Ordini dall'alto. Dai. Qual era l'ordine dall'alto? Va bene che l'ho fatto io, non me li ricordo, vabbè. Ordini dall'alto. Oh. Gioca di dolore la prossima partita. Ok. Benissimo. C'ho talmente tante cose in testa a sto periodo che non mi ricordo più niente. Quindi. Vabbè, Okanabiri, allora, titolarissimo con As. Sai che ti dico? Si sono meritati entrambi il posto. As a destra, Okanabiri a sinistra. Bene, allora. Andiamo avanti, facciamo subito pre-partita pure così ce lo leviamo. 1, 6, 3, 2, 1, 2. Imprevisto. Beta testing, oh no. Allora, beta testing EA. Schiera un modulo senza averlo mai provato prima. Benissimo, un po' come le patch che lanciano, che le buttano su senza manco vedere che effetto hanno sul tutto. Allora, intanto andiamo a allenare i fratelli Gallo e Suleiman. Newell sta salendo lentamente, ma piano piano, 75, piano piano diventerà un campione del mondo. Il West Brom volevo vedere, no, sta sotto West Brom, capirà, stanno ventesimi, io pensavo che sta a giocare la partita di vertice, e invece, vabbè, comunque, vittoria che ci porta su, quinto posto in solitaria adesso, non condiviso con nessuno, meno male, che almeno ogni tanto è una bella notizia. È arrivata l'offerta per Phillips, di prestito, vai, va, tanto qua spazio non ce n'hai. E dunque. Col Blackburn, nobile di caduta. Sì, Phillips, basta che te ne vai, accettane una e levate le torno, perché sta lì a perdere tempo, mi sembra un po' superfluo, no? Una letterina da qualcuno? Ce se fila nessuna? Dunque, niente, Filippo si è rifiutato, è arrivato reso conto dall'Egitto, Murad Bayoumi. E Lindy, no. Suleiman, Nartero, no. Bashandi, non ci piace. Nartero, Bashandi, non ci è piaciuto il primo. Fatih Abbas. Questo è della stessa dinastia del faraone rifattore, perché noto lo stesso labbro. Oh, piamolo, Abbas. Quasi, quasi. Vediamo un po' questo Abbas, come è messo. Vivaio. Allora, il famoso Fatih Abbas. Centrocampista, sì, centrocampista. Difensore centrale, bassino. Giocatore mediocre, decisamente mediocre. Si poteva fare molto meglio. Dunque, un modulo mai provato prima. Beta testiamo. Allora, mai provato prima. Questo 3-5-1-1, mai visto e conosciuto, manco al foot l'ho mai provato. Allora, ma che è l'unica punta, Mihaila e Valentino credo siano più adatti a fare questo tipo di schema. Che poi sono la stessa persona, Mihaila e Valentino, ma non importa. Mihaila e Iroto volevo dire, poi al centrocampo mettiamo Power, Benitez e McCrory, con Benitez a fare un pochino più alto. Individuale Edwards, Trivelino e Collins. Oh, magari scopriamo che questo schema è una manna dal cielo, chi lo sa. E andiamo senza grandi preamboli. Voglio vedere che succede. Magari scopriamo che questo schema si rivela una manna. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Partita importante con schema inedito, ma chissà che non ci regali inaspettate gioie. Sì, però non me lo puoi sbragare così il capitano, eh.
Match di campionato che speriamo. Addirittura un match di calcio mondiale, ha detto una follia simile. Beh, il famoso Leighton Blackburn, secondo solo a Real Barcellona in effetti, Dai che buona, fate vedere però qualcuno in profondità. Ma lui ormai è addetto agli scippi. No. Ma pensavo già più a Parrucca. Ennesimo furto con destrezza di As, ma non si conclude come speravamo. Vabbè. Mamma mia, As. Che cattiveria. Su ogni pallone va. È in buona posizione. Ma che bella valletta, Peppe Giri, che c'ha i piedi storti, no? Di più che storti, non ce l'ha i piedi, proprio l'ha lasciati sul comodino, va bene. Valentino a tutta fascia, Valentino, bello. Taccalo, martacci tua. Mamma mia, che cosa ha fatto Edwards. Porca miseria, una rovesciata a liberare così a buffo, tanto per fare un po' di scena. Ci piace, spettacolarità prima di tutto. Aia. Grande recupero. Corner dunque. Comunque Collins rimane il pilastro di questa squadra, senza di lui saremmo persi, un po' come la Lazio senza Acerbi. Vai, Ficini, stai già esultà. Sei già sotto la curva. Sei già sotto. Controllato male, bravo qui il difensore. Da sotto la curva, sotto la doccia è un attimo, te lo dico. Il solito schema, porca miseria, l'ha preso storto stavolta As sullo scatto. No, ragazzi, vi prego, pietà. Dai. Bravissimo, Shutter Island, ancora. Ma è troppo lunga. Ma era un'azione perfetta. Dobbiamo rimettere a posto i piedi, ragazzi. Un po' di tutto quanto l'attacco. Che le azioni da gol che stiamo perdendo per colpa di appoggi sbagliati, veramente vergognose. McCrory, Feciri, te fai vedere un po' sullo scatto. Niente, è andato lungo pure stavolta. Lascia la miseria. In Serie C riusciva a fare la differenza sugli scatti anche a livello di potenza. In Serie B no. Serie B è un giocatore assolutamente mediocre, il buon Feciri. Ti prego, Shutter. Marca miseria. Vabbè. Comunque Shutter è il migliore in campo per ora, dei nostri. Sta a fare l'unico che ci mette l'anima. Allora, io onestamente cambierei davanti, metterei Brown. Peciri non mi convince più. Non mi ha mai convinto, non c'è mai stato grande amore fra noi due, a dir la verità, come ben saprete. Però, adesso che i cambi ci stanno, con un Suliman che scalpita poi in panchina come quarto attaccante, dovremo fare delle valutazioni a gennaio. Buone. Brown, ma appena entrato, può chiuderla. Non è possibile, era buona. Ti prego. Sergente. Piede rigore. Dai ragazzi, però vi prego. Ma come fa non essere. Non la voglio manco rivedere perché penso abbia preso palla, ma tanto. Ho rosicato però. Dato sul possesso sostanzialmente in parità, signore. Grande equilibrio che regna in campo. Oh, non riusciamo a fondare, Stiamo, vedete, giocando a una sola porta. Ma non si riesce a dare il colpo di grazia. Leighton cerca il colpo del KO, ma lo troverà? Brown, si gira bene. Ma che parata ha fatto quest'altro? Ma che parata ha fatto? Brown. Si può girare. Chiuse tutte le vie di fuga. Shutter Island. No, l'ho vista dentro. Aia, mamma mia, cosa ha salvato Collins. Ci ha rimesso tre vertebre, ma va bene uguale. Bravo, Olm. Con Shutter Island. Cercano lo scambio veloce. Lo troveranno? Buono qui il giro palla. Ma a chi? A Bravo, Olm. Ma a chi? L'hai visto? Sta da solo. Sta da solo, Valentino.
Ti prego. Ma portacci De Pippo. Dai che stiamo giocando benissimo sta fase di partita. Su. Ma che? Ma che? Non mi sono accorto adesso che c'è il tac. Il vecchio amico d'Axidis. Tu cuoco, è proprio tu. Che ci tradisci facendo una super partita. Okay, il palo di Braulm grida vendetta. 3 punti che ci servivano come il pane. Ma veramente come il pane. Bravissimo. Ma che interventi difensivi di altissimo livello che fa questo Leiden ultimamente. Ti prego, ultima azione. Ce l'abbiamo? 2 minuti. Però figlio mio, bravissimo McCrory, che esce fuori bene. Shutter Island. No. Dammi il fallo. Ma dammi il fallo per Diana. Che pareggio inutile. Ci puliamo veramente. Vabbè. E 7 tiri a 0, ragazzi. Cioè non hanno visto la metà campo nostra. Non l'hanno vista. E esci con uno 0-0 inutile. Ah, che noia. Vabbè, si vede che ci tiene. Ma che problema c'ha Brown? Ma perché ha giocato male, mo? Avremmo dovuto vincere, su. Il calcio è come gli scacchi. Ma che cazzo? Sì, arrivederci. Allora. Vabbè, stiamo seguendo i piani. Dunque, Cagliadei. Buon Tomaggio Cagliadei. Giovanni Rinaldi. No. Matteo Giordano. No. Riccardo Bruno. Stefano Giordano. Marco Rizzo. Figlio d'arte. Davide Bruno, ammazza quanti Bruno che c'avevamo qua. Poi Hill è tornato con Guillermo Alvarez, un'altra volta. Igor Cardoso, non ci piace. E Raffaele Enriquez. Non ci stanno i campioni che vorrei io. Io cerco ancora un Diaganà, un Kuruma, un qualcuno che... Bravo, ma sarà 75. Gallo a 61. L'Alto Gallo sta a 59, Suleiman è fermo a 56. Se Suleiman non mi arriva a 60 entro breve, lo mettiamo su un bel aereo e lo rimandiamo a casa sua. Philips in prestito, oh, finalmente buone nuove. Allora, io direi che si torna... Dobbiamo trovare un modo per segnare di più, ragazzi. Voglio provare a tornare al vecchio schema. Allora, intanto facciamoci l'imprevisto. Scusate, imprevisto. Influenza latina. Oh no. Ok, allora. Tutti igno. Va benissimo. Quindi l'influenza latina ci porterà a uno schema. Vabbè, Insigno a tutta fascia per forza. Braul Migno, New Eligno, Shatter Islandigno. McCrory, o meglio, levate di torno, ti prego. Gioca Gaetano oggi. Dobbiamo trovare un modo per segnare. Gaetano Signo. Lì. Ligno. E. Non lo so. Il Triveligno mi è piaciuto. Andiamo così. Piede non preferito. 3. 2. Vabbè, lasciamo Nivela a destra allora. Cioè, Nivela a sinistra. Così che posso usare il destro. Va bene, proviamo così. Sperando di trovare 3 punti che ci servirebbero. Come il bread a colazione. Che bei capelli che c'ha questo. E il parruccotto proprio. No, scusate, ve lo devo far vedere perché merita. Che bella parrucchetta. Allora, andiamo. Ass un po' stanco, ma non importa. Ragazzi, tocca vincere per forza. Non ci abbiamo alternative oggi. E Insigno. Braul Migno. Ma porcaccia la miseria, Braul. Già c'ho la stampa addosso. Bravo, Insigno.
4-3 McRorigno. Assolutamente anteriore. La fase offensiva è no. Uno dei loro punti di forza. Si che poi giocassimo male, uno dici, sai, stiamo a giocare male, vabbè, non arriva ai risultati. Ma giochiamo da paura, cioè la partita col Blackburn ha una sola porta. Si è giocata e non si riesce. Leva la palla, bravo, mi hai ligno. Apri tutto. Bella, comunque, raga, tocca allenarvi tutti ai passaggi. Tutti. Può girarla. Dai, dai. Bravo, con l'insigno. Shatter Landigno. Devi solamente andare a porta, bravo il Migno. Si avvicina all'area. Devi solo andare a porta. No, ma perché faccio sempre sta minchiata? Perché? Ecco, QPR è la peggior difesa del campionato, per cui sicuramente non farà passare ma con l'acqua oggi, vero? È in buona posizione. Ha spazio per andare. Gran palla. Ma ve potete fare un sgambetto da soli, mortacci vostra, ma non so se avete notato la meraviglia dei due che si sono incespicati a vicenda, niente. Guarda Enzo, Enzigno. Sarà rigore, eh? Ma che vabbè. Crori, niente. Aia, difesa messa malissimo. Eravamo tutti sbilanciati. Aia, bravissimo, Trivelinho. Valentinigno. Che vuole lasciare un bel ricordo ai suoi tifosi prima dell'addio. Dai, Valentì. Niente. Bravo, Gaetanigno. È buona. Enzo. Lì è tua. Lì non fa come Paolo Lopez, ecco, meno male. Che bella palla. Ma che bella palla. Drogbigno. Devi solamente stringere verso l'interno. Stringi verso l'interno. C'è un niente per tirare se poi tirate sinistro. Allora, io l'ho messo a sinistra per rientrare col destro più facilmente. C'hai la palla sul destro, ce la tirate sinistro. La logica. Io veramente non ho parole. Con l'insigno. Niente, non segneremo mai più. La nostra vita si chiuderà con 1-0-0. McCrory lo salta, più o meno, vabbè. Via, azione che sfuma. Dai, raga, su. Palla messa cross è buono. Porca miseria. Non c'è nessuno dietro. Non c'era nessuno. Vabbè, pareggio per ora inutile. Ma si può fare qualcosa. Io più che altro non capisco perché non segniamo più. Cioè, passare la leggenda non doveva essere più semplice in teoria. Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. Io segniamo più a Ultimate. Non segno più. Aia. Si libera la gara. No, è il primo tiro in porta. No, mi dispiace, mi rifiuto. Palla dopo essersi involato verso la porta. Mi rifiuto. Può mettere adesso. Possiamo uscire? Che mo pure a beffa no, Pure a beffa no. Pure a beffa no. E te dico pure la beffa, no? Andiamo, su. Guarda Shatter. Però mettici un po' di forza. Ma che fai? Soffi le minestrine per professione. Su! Mamma mia. C'è Naida da fatica prima di diventare come il nostro vecchio Diaganà. Ma no! Oh, mamma mia, che bucio! Vabbè, allora va. Vedere se proveranno a spingere per farne un altro o se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. Stiamo rivedendo, è stato molto bravo, non ha avuto problemi a superare. Ma lì che deve fare? Apparentemente semplice. Non segniamo più noi. Io non so più che fare. È arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Non so più che fare. Bravo Valentino, andiamo a riprendere. Interrompe l'azione pericolosa. Guarda chi stiamo a perdere. Ma non ci si crede. È in buona posizione. Possono trovare il gol del pari. Attenzione. Oh, e dammi un fallo. Mannaggia. Alla miseria.
alla miseria, eh. Alla miseria. Gaetanos. Cioè, non piamo più la porta, è quella la cosa sconvolgente. Ah, ma l'hanno deviata, ma chi? La mette in area. Non un granché questo corner, difesa che respira. Shutter. Può ricevere la posizione interessante. C'entra in pieno il difensore. Ragazzi, almeno il pareggio. Attenzione perché è pericoloso. Mortacci sua. L'ha trovato subito. Tutto da rifare dunque. Ma perché? Ma moglie è pesa sta fissa a tutti quanti, le fa per cortesia, Finalmente si sblocca e lei dopo due partite di totale buio. Porca miseria che botta che ha tirato. Brown, se comincia a carburare come si deve, altro che diaganà. Davvero un bel tiro, eseguito fra l'altro di piatto. Dai. Drogbigno, ruba una palla spettacolare. Drogbigno. Ma vai sul palo, mortacci Roma, ma te lo devo dio. No, ragazzi, mamma mia, Collins cosa ha ripreso, io non ci posso credere. Vabbè, questo è quasi un gol. Ha impedito una rete sicura all'attaccante, era già pronto a esultare. No, è fallo. Ti prego, Turbigno. Metteci un altro po', mette giusto pallone, porca. Rimessa con le mani da buona posizione. Io odio i filtranti alti di questo gioco, sono la cosa più inutile della storia, lenti come la morte. Turbigno. La carità. Porca. Oh. Ennesima partita in cui dovremmo stare tipo 5-0, non si riesce. Momento favorevole. Così continua a incitare. Non si riesce. Non si riesce, si riesce invece. Si riesce invece. Si riesce invece. Si riesce invece. Porca miseria, finalmente. Decisivo come sembra. Per dare loro la vittoria. Finalmente. Punto nell'orgoglio. Drogbigno la mette dove il portiere non può arrivare. Ci porta forse tre punti benedetti. In una fase del campionato in cui stavamo stentando molto più del dovuto rispetto al calcio espresso, all'intensità esercitata sull'avversario. Insomma, una squadra che aveva bisogno di tornare alla vittoria. E mo' andiamo a fare un altro. Vai a fare un altro. Che mo' so cotti. Li sfonniamo. Niente, non siamo buoni a fare niente. Schiamita, va bene così. Che bello, Marcellino. Sembra uno di quei pazzi maniaci. Vabbè, che s'aprono il coso. Come si chiama? No, l'accappatoio, il trench, non mi viene il termine. Il cappotto, vabbè. Bene. Siete stati fortunati a trovare, ma ci sarai fortunato. La fortuna non c'entra niente, dai questa fortuna. Cioè, il disco rotto. Siamo stati più forti. Ma cosa? Ma la vedi la partita? Invece di fare domande inutili. È meglio dei ragazzi, benissimo. Prego, arrivederci. Bene, grazie per tutte le presenze. Ma ci mancherebbe, mio caro. Bravissimo, bravo. Ma ormai una delle poche certezze di queste. Comunque io confermerei il falchismo, devo dire, per la prossima volta. Alla fine paga. Allora, con questa vittoria ci portiamo al sesto posto a 47. Un punto sopra lo Sheffield, 4 punti, no, 5 punti dal Nottingham e a un punto dallo Stoke. Io vorrei prendermi la quinta piazza e magari distanziare un po' le inseguitrici per stare un po' più sereno, però insomma ci vorrà un po'. Ad ogni modo, raga, niente, noi ci vediamo venerdì per un episodio un pochino più corto, immagino, perché appunto voglio concludere il mese di dicembre, aprire il mercato. Adesso si è arricchito di 1000 partite anche il mese di gennaio, incredibilmente. Per cui magari potremmo fare pure il Brentford in coppa, se riesco. E comunque, per ora va bene così. Per cui, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima.